In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando per il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì su una barca, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava le folle della barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo, gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro gettò le ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Il brano del Vangelo che abbiamo letto riguarda gli inizi, le prime settimane della vita pubblica di Gesù Cristo. Quindi Gesù era da poco stato battezzato, da poco aveva finito l'entrazione nel deserto, poi è stato le nozze di Cana. Lui, quando comincia a predicare, subito deve adunare dei discepoli che lo aiutassero per la predicazione. Perché? Perché le folle crescevano, c'era da gestire tante di quelle cose che lui da solo umanamente non poteva fare. Quindi ha bisogno di collaboratori. Questi collaboratori poi a loro volta, crescendo nell'apostolato, diventeranno loro apostoli, che avranno a loro volta bisogno di collaboratori per annunciare il Vangelo. Ma intanto devono aiutare lui per fare quella parte della missione. Noi sappiamo che la missione di Gesù Cristo, dal punto di vista spirituale, è per tutta l'umanità, di tutti i tempi della storia e di tutti i luoghi della terra, passato, presente e futuro. Ma dal punto di vista storico, la missione di Cristo riguardava esclusivamente il popolo di Israele. Gesù non è partito missionario per andare a predicare a Roma, per andare a predicare a Cartagine, per andare a predicare nella Cina. È rimasto sempre lì. Perché? Perché non poteva fare tutto. Una volta fatto il primo nucleo di discepoli, la prima comunità cristiana della Chiesa, poi questa sarebbe andata missionaria per il resto del mondo. Tutti abbiamo a combattere con i nostri limiti. Per cui avere collaboratori validi è molto importante. Allora, Gesù Cristo, dove si è preso questi collaboratori? Nel popolo di Israele a quei tempi c'erano diverse categorie di religiosità. C'erano gli scribi, scrivere, sapevano leggere e scrivere, conoscevano la Bibbia, erano i teologi di allora. Tra i 12 discepoli di Gesù Cristo c'era uno scriba? No. A quei tempi c'erano i farisei, che erano quelli zelanti nel mettere in pratica la legge di Mosè, facendo cose che gli altri non riuscivano a fare. Gesù scelse un solo fariseo tra i suoi 12 discepoli? A quei tempi c'erano i sadducei, che erano le famiglie ricche di nomi sacerdoti, quindi persone altolocate, importanti dal punto di vista religioso nel popolo di Israele. C'era un solo sadduceo tra i 12 discepoli del Signore, e posso continuare, tra famiglie di sacerdoti, membri del Sinedrio, leviti. Nessuna categoria religiosa importante dell'Antico Testamento fa parte dei 12 discepoli scelti dal Signore Gesù Cristo. Chi si fa prendere Gesù Cristo? I primi 4 abbiamo ascoltati oggi. Pietro, che si chiamava Simone, il fratello Andrea e altri 2 fratelli, Giacomo e Giovanni, soci nell'attività della pesca. I marinai sono laureati? A quei tempi erano laureati? Assolutamente no. Erano persone che lavoravano di braccia,
aveva un minimo di cultura, saper leggere e scrivere. Le lettere di Pietro sono molto semplici, poi lui non le scriveva, Pietro. Pietro dettava e un altro scriveva, perché forse non sapeva neanche scrivere, e comunque non scriveva bene. Però ecco, lavoratore di braccia. L'unica persona che era un po' più colta tra i 12 discepoli, vi ricordate chi era? Matteo, perché sapeva contare, faceva fattura delle tasse. Gli altri, San Paolo viene dopo, qualche anno dopo, San Paolo non ha mai conosciuto Gesù Cristo faccia a faccia, perché è intervenuto nella storia qualche anno dopo della morte e resurrezione del Signore. Lui sì che era colto invece, era istruito. Per cui le sue lettere sono molto difficili, pochi le capiscono, le lettere di San Paolo, di San Pietro, degli altri sono semplici, accessibili a tutti. Guardate che razza di roba. Gesù ha scelto delle persone non altamente istruite, ha scelto delle persone appartenenti al mondo del lavoro, non appartenenti al mondo religioso dell'Antico Testamento. Queste scelte sono state casuali o volute? Perché ha fatto così? Perché Gesù non sopportava l'ipocrisia in campo religioso e preferiva la fede dei semplici piuttosto che le alte occupazioni dei falsoni del tempo e di quelli che si costruivano un io, una personalità, un potere, un campo religioso, quando erano i primi a non credere a quello che predicavano e utilizzavano le cose religiose soltanto per avere soldi, successo, per farti respirare di sesso di nascosto, per essere grandi sulla terra. Questo il Signore non li sopporta. Gesù conosceva tutti per l'interno, come erano fatte le persone. Quindi lui trova maggior terreno buono in 4 pescatori piuttosto che in tutto il sinedrio, in tutta l'altra struttura religiosa dell'Antico Testamento. Che significa che il Signore può prendere discepoli qui, in mezzo a noi, persone semplici, persone umili, e attraverso di queste fare grandi cose. È quello che vorrebbe fare. Lo stile del Signore è sempre partire in basso, ma le racconte partite non in bassissimo, dagli ultimi degli ultimi, e per questo è diventata grande, grande dell'amore. Sempre si parte dal basso. Allora, già le folle che seguivano Gesù Cristo all'inizio della sua predicazione erano consistenti. Per cui, immaginate quel lago di mare di Genezaret, dove Gesù si era fermato, da tutta la gente che correva, qualche migliaio di persone, come ha fatto Gesù a fare una riunione? A quei tempi non c'erano i palazzetti dello sport, i palacongressi, così. C'era l'impianto di amplificazione, c'erano i microfoni, non esistevano. Il predicatore doveva fare così, mettersi in bocca, sentire dove tirava il vento. Se il vento tirava in là, bisogna mettere in direzione, così il vento aiutava la parola a raggiungere le persone. Questo è l'impianto di amplificazione allora. Non poteva predicare contro vento, non lo sentiva nessuno e sprecava tutta la predica. Allora aveva fatto così, ha sfruttato il fatto che la spiaggia scende verso il mare, quindi c'era, come si dice, le persone sedendosi, tutte stavano a scaletta, lo potevano vedere bene e sentire. Per far questo lui si è messo sulla barca, si è messo un po' in mezzo al mare, tirando i segnali, ha fatto buttare l'ancora, fermi così, adesso predica. E ha predicato a tutti quanti. Ha sfruttato questo, come si dice, anfiteatro naturale, questa collocazione, per poter fare una buona predica che tutti ascoltassero. E così è successo. Prima collaborazione, Pietro comincia a conoscere questa persona mai vista, il predicatore gli chiede in prestito la barca e la concede, è una piccola collaborazione. Lì c'erano le barche di Pietro e di Andrea e l'altra barca dei soci, Zebedeo con i figli Giacomo e Giovanni. Che barca sceglie Gesù per andare a predicare?
quella di Pietro o quella di Zebedeo? Gesù parla della barca di Pietro, 2000 anni fa e oggi. Parla sempre della barca di Pietro del Signore. Parla della Chiesa Cattolica. Parla attraverso l'istituzione. Parla nella Chiesa che lui ha fondato al resto del mondo. Non era a caso quella scelta. Parla, quando Gesù Cristo parla, cosa meravigliosa, quella predica tocca il cuore di tutti, le persone a bocca aperta, tutti contentissimi, compreso Pietro, compreso Andrea, compreso Giacomo, compreso Giovanni, compreso Zebedeo. Finita la predica, Gesù Cristo va là e dice a Pietro e agli altri: adesso prendete le barche, andate al largo, gettate le reti per la pesca. Quelli, questo che c'entra? Non capiscono. Gesù chiede a loro una cosa che non c'entrava con quello che stavano facendo. Pietro risponde: senti, tu sarai bravo a predicare, fate una predica bellissima, per carità, però non sei un marinaio, non sei un pescatore. Noi abbiamo fatto stanotte la pesca con le luci per tirare i pesci, abbiamo lavorato tutta la notte, guarda se sulla tetta ci sta un pesciolino. Niente, qui il pesce non c'è. È inutile che tu ci dici di andare a pescare di giorno adesso, peggio che questa notte. Ci fai soltanto sprecare tempo e fatica. Però Gesù ha detto così. Guardate quanto è importante questa cosa. Vi assicuro, e chi è in cammino di fede l'avrà sperimentato centinaia di volte, che quando il Signore ci comanda di fare una cosa, ci comanda di fare sempre una cosa che per noi è impossibile a realizzarsi. Ditemi se non è così. Impossibile a realizzarsi. Qualcuno malato di un male incurabile si può guarire da solo? Qualcuno, sono tanti esempi, non voglio dilungarmi in questa cosa. Gesù Cristo ci comanda di fare cose che sono impossibili a noi a realizzarsi. Quando ci comanda queste cose, c'è dentro di noi uno scontro tra quello che ci dice Gesù Cristo e quello che noi, non per orgoglio, per vanagloria, quello che è. Lui, Pietro, era esperto. Forse era anche figlio di marinai, ha preso il mestiere, sapeva bene quando, come, dove pescare, se c'era il pesce, se non c'era il pesce. C'era un'esperienza, c'erano delle regole, era impossibile fare quella cosa, tanto il pesce non c'era. Quindi, se avesse fatto il ragionamento logico, Pietro, anche magari in maniera molto cortese, però Gesù Cristo, grazie del tuo intervento, però tu fai il predicatore, il marinaio faccio io, ci penso io a pescare. E non gli dava retta. Noi che sappiamo adesso come la storia andò a finire, se Pietro avesse fatto prevalere il suo raziocinio sulle parole di Gesù Cristo, che cosa sarebbe successo? Che la pesca miracolosa non sarebbe avvenuta e Pietro e gli altri non avrebbero seguito Gesù. Persi i primi 4 discepoli, ma Pietro è diventato il Papa numero 1, è il più importante della storia, ha voglia i nostri papi ultimi, santo subito, nessuno è come Pietro. Nessuno. Capite cosa significa sgarrare una sola parola del Signore? Che effetti può avere devastanti nella nostra vita?
quando il Signore ci parla ci fa capire una cosa: non è lo stesso rispondere di sì o di no. Se rispondi di no, le cose vanno in un certo modo. Se rispondi di sì, vanno in un altro. Se Pietro rispondeva di no, non ci vado a gettare la rete in mare adesso perché io so che è una cosa inutile e sbagliata, ed era vero dal punto di vista umano, lui non sperimentava la pesca miracolosa, non seguiva Gesù Cristo, tutto no. Che aveva fatto in futuro Pietro? Pescatore, fino alla morte, finita lì la sua esistenza. Se si risponde di sì, le cose cambiano impidamente in meglio. Guardate, quando è che la persona comincia a diventare santa? Quando è che comincia a diventare bella, che ti dà gusto a sentire quello che dice e a fare quello che fa? Signore, non abbiamo pescato tutta la notte, abbiamo preso niente, ma sulla tua parola getterò le reti. Perché lui aveva fino a quel momento sperimentato una parola così bella, così forte, così profonda, così toccante, così piena di Spirito Santo, mai ascoltata da nessun altro, che se anche questa parola gli comandava un qualche cosa di assurdo, di illogico, di impossibile, qualche cosa ci doveva essere che aveva spinto Gesù Cristo a dirgli questa cosa. Che cosa? Non lo so, un mistero. Però lo faccio lo stesso. Quindi Pietro, parliamo a livello interiore, muore a se stesso, muore alla sua logica, muore alla sua ottica di vita, muore alla sua esperienza di marinaio, per giocare se stesso su una cosa totalmente nuova che si chiama la parola di Gesù. Questo è l'inizio della fede, l'inizio, questo è quello che vale per tutti. Pietro, pensate 10 minuti dopo che lui mette le reti sulla barca, a un certo punto gli viene il pensiero, ma che cacchio vado a fare, tanto non ci sta niente da pescare, perché sto a perdere tempo a dare retta? Ma quante volte questo pensiero avrà salito mentre stava per fare quello, facendo quello che Cristo diceva di andare a pescare a largo? Quello il diavolo gli metteva in testa questa cosa. E lui no, doveva resistere perché aveva detto di sì a quella parola. Sulla tua parola getterò le mie reti. Per la prima volta nella vita di Pietro, la parola di Dio comanderà sulla sua testa, sulla sua logica. Allora, risultato: il pesce ci sta, le reti si riempiono. Stavo per spezzarsi per quando il pesce c'era. Si spezzano le reti? Tirano le reti in barca, mettono il pesce nella barca, in due barche. Le barche piene quasi ad affondare. Si affondano le barche? Ma stanno per affondare. Oh, quanto è preciso il Signore a fare i miracoli. Quasi ad affondare, ma non affondano. Quasi a spezzarsi le reti, ma non ti spezzano. Dio dà il massimo che secondo la misura umana possiamo sopportare. Ma non ti spezza nulla e non si perde nulla. Se si fossero spezzate le reti, per quanti pesci hanno preso, la pesca era rovinata. Tutti i pesci riprendevano il largo. Le reti non si spezzano. Se quando li mettevano sulla barca, la barca affondava, l'altra volta tutto il pescato finito. I pesci dappertutto. Non facete né l'una né l'altra cosa. Signore è preciso.
Magari bastavano 50 pesci in più per affondare, non ci stavano questi 50 pesci in più. La cosa era precisa. Dio è un grande matematico, è preciso nel suo modo di comportarsi con noi. Conosce le cose fino nei minimi dettagli, a differenza nostra. Se fare riempire le barche di pesce fino a quasi a farle affondare, ma non ci volevano 327 pesci, Gesù Cristo, Dio, fa pescare a Pietro e agli altri 327 pesci, non uno di più e non uno di meno. E il miracolo avviene in questo modo. È troppo così? Dio non è abbastanza grande da saper fare le cose fino nei minimi dettagli alla perfezione? È fatto così Dio o no? Dio in campo della creazione non gestisce i miliardi e miliardi e miliardi, miliardi di stelle, le costellazioni infinitamente grandi e all'interno di ogni cellula, gli atomi, le particelle subatomiche, elettroni, neutroni, proteine, elettrini, fino all'infinitamente piccolo, tutta la perfezione. Come fa a fare tutto quanto? È Dio. Fa tutto dall'infinitamente grande, infinitamente piccolo, tutta la perfezione. Per cui quando fa un miracolo lo fa alla perfezione. Lo fa bene, benissimo. Noi abbiamo paura che non lo faccia bene, perché siamo increduli. Ma Dio quando agisce fa le cose bene e benissimo, è perfetto. Allora, Pietro sperimenta la prima volta nella vita che, dando retta alla parola di Dio, la vita cambia. Avvengono i miracoli. Nella sua vita di ordine naturale può irrompere il soprannaturale, quello che le nostre possibilità umane non possono gestire, non possono comandare. Pietro rimane a bocca aperta, stupito di questa cosa, così gli altri. Ma com'è possibile un miracolo del genere? Qui il pesce non c'era, abbiamo pescato tutta la notte, da dove è sbucato fuori sto pesce? Lì c'era. L'impossibile è diventato possibile. Il miracolo, ripeto per l'ultima volta, è quando una cosa impossibile Dio te la fa realizzare lo stesso. L'impossibile che diventa possibile. Qui siamo di fronte a pesca miracolosa. Quando applichiamo questa cosa su tutte le altre cose, guardate quanto è bene. La parola di Dio, i racconti della vita di Gesù Cristo, quello che ha detto, quello che ha fatto, le circostanze dove questa storia si applica, sono chiave di lettura per la nostra vita, per il nostro rapporto con Dio, per la nostra storia. Se stasera, tornando a casa, voi non aveste le chiavi di casa, come ci può cadere dentro casa? Se avete la casa non ci potete entrare dentro, perché vi manca la chiave. Se avete la chiave del garage, ma non avete la chiave dell'appartamento, che vai a dormire nel garage stanotte? Oppure se c'è la chiave dell'appartamento non c'è la chiave del garage, domani mattina non ti serve la macchina, come fai a prenderla per andare in giro? Gesù Cristo attraverso la sua parola ci fornisce la chiave per leggere la resistenza, per entrare dentro le stanze di Dio, per comprendere come funzionano le cose nel campo spirituale, nella nostra storia, per aprire, per entrare. Allora, tornano queste due barche con tutti questi pesci, tutti stupiti. Quando guardano Gesù Cristo, questi si chiedono:
ma chi cavolo è costui? Sì, predicava bene, ma guarda che razza di cosa ha fatto. Da dove prende questo potere? Come mai lui riesce a fare queste cose? Non le fa nessuno. Manco i nostri maestri più alti in campo di scuola religiosa, nessuno fa queste cose. Ma chi è? Cominciano a tremare di una cosa che si chiama paura. No timore, paura. Che dice Pietro a Gesù Cristo? Gli si gettò alle ginocchia dicendo: Signore, allontanati da me perché io sono un peccatore. Tu sei l'uomo di Dio? Sei santo così fortemente? Allora, tu sei l'ultima persona che posso frequentare che sono un peccatore. Ha paura Pietro di Gesù Cristo. Si sente sporco. Se uno la sera guardando la televisione fa qualche peccato con lo sguardo, col pensiero, poi quando si mette a letto un'ora dopo dice le preghiere, ditemi voi se fate così o no. No, e abbiamo paura di Dio perché abbiamo coscienza sporca, non è così? E sappiamo che Dio sa e che ci siamo nascondere davanti a Lui. Pietro sentiva di essere un peccatore, ha paura di Gesù Cristo perché era santo. Vattene via, io sono un peccatore, tu sei santo. Ti scelgo la persona sbagliata. Invece Gesù Cristo, che era l'agnello di Dio venuto a togliere i peccati del mondo, proprio Pietro e tutte le persone come lui era quelle che lo andava cercando. E quindi non accetta il suo invito di andare via. Al contrario, gli dice: Simone, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Non temere, non avere paura. Sentiremo la prima lettura della messa di questa sera, che Isaia, quando per la prima volta Dio gli fece una visione soprannaturale e lui vide il trono di Dio con gli angeli che lo servivano, adoravano e cantavano: Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Lui si sentì perduto. Oimè, io sono un uomo perduto. Abito in mezzo a un popolo impuro. Come faccio a stare qui davanti al Signore Altissimo? Come faccio a unirmi a questa lode meravigliosa? Non posso farlo perché sono sporco, sono un peccatore. E allora deve venire un angelo che prende con le molle un carbone acceso del fuoco di Dio, gli tocca la bocca e dice: adesso tu sei purificato, puoi lodare Dio anche tu, puoi unirti a questo cuore meraviglioso. E poi Dio gli parla e dice: chi andrà per me? Chi manderò? E allora Isaia profeta, con questa bocca purificata, dice: Signore, manda me, eccomi, la mia vita è per te, la voglio dedicare a te, mandami ad annunciare la tua parola. E questo farà Isaia per il resto della sua vita. Non temere, che dice l'angelo alla Madonna, non temere. Si era spaventata anche lei quando la prima volta nella vita vede un angelo apparirgli visibilmente. Non temere, hai trovato grazia presso di Dio. Supera la paura. Non temere Pietro, perché ora sei pescatore di pesci, ti fa diventare pescatore di uomini. Questa è la missione. Pietro, ammettiamo che ci avesse avuto 50 anni. Pietro a 50 anni scopre il motivo per cui Dio l'aveva creato e mandato nel mondo: essere pescatore di uomini, la missione che lui doveva svolgere. Guarda che Pietro era sposato, questo è certissimo, dice San Paolo nelle sue lettere, che Pietro era sposato, tutti sapevano che Pietro era sposato, non era una, a quei tempi non esisteva il celibato ecclesiastico,
era una cosa normale. Pietro, per seguire Gesù Cristo, lasciò pure la moglie. Di conseguenza lasciò una certa cosa che nessuno vuole lasciare. Una certa cosa per la quale si fanno le guerre oggi nel mondo. La guerra di Troia, con tutti i morti che fece, con lo sterminio di una città intera, fu fatta per una donna. E non fu l'unico caso. Pietro lasciò quello per seguire il Signore. Pescatore di pesce, pescatore di uomini. Ma mica essere pescatore di pesce è una cosa brutta, è un lavoro. Peschi il pesce, ci campi onestamente, guadagni la vita, peschi. Però nel mondo ci sta un bisogno più importante di quello di sfamare una famiglia col pesce pescato. C'è un lavoro di salvare le anime. E non faceva nessuno questo lavoro. Anche perché è un lavoro duro, che costa sangue. Pietro, io voglio farti diventare pescatore di uomini. Lo accetti tu questo? Allora, guarda che razza di roba. Mi ricordo una delle cose che mi convinse di più quando ero convertito al Signore a 18 anni per diventare sacerdote, fu questa cosa qui, perché tanti dicono, ma se tu adesso dedichi la vita al prossimo, fai del bene, fai il dottore, curi i malati onestamente, vai in zona di missione dove non ci stanno le persone, come fai le cose gratuitamente, non le fai per i soldi, per un nome, ma fai perché la gente stia bene. Sì, è una bella cosa. E comincia questo ragionamento qui che si dice una volta da uno, mi dice, ma se uno è un chirurgo, allora c'è un malato di tumore terminale, per il tumore circoscritto a questo organo, fa l'intervento, togli il tumore, salvi la vita del malato. Se quello è un giovane di 30 anni, guarito dal tumore, ne cambia minimo altri 40. Allora con un intervento chirurgico hai dato 40 anni di vita a una persona. È una cosa bella o no? Meravigliosa, grande, importante. Ma se uno toglie non un tumore del corpo, ma un peccato, un tumore dell'anima a una persona, non gli togli quella cosa che l'avrebbe fatto morire prima del tempo, gli togli quella cosa che l'avrebbe fatto morire la persona eternamente, non gli dai 40 anni di vita, gli dai la vita eterna. È più importante o no di essere chirurgo? Voi mamme preferireste un figlio chirurgo o un figlio sacerdote? Voglio vedere questa. Le notte, quando il figlio mi faccio prete, che cosa? Ma ti devi fare prete? Devi sposare, devi fare i figli, voglio i nipoti. Pescatore di pesce, pescatore di uomini. Allora, cambiando la qualità del pescato, cambiava la qualità del pescatore. Sai ragazzi qua, se uno guida le biciclette, però quando 18 anni prende la patente guida la macchina, guido la macchina, mica la bicicletta, ho diventato grande. Cambia la qualità della persona, uno vive una vita più soddisfacente, più piena, più importante, ti ride di più, ti fa più felice, ti fa sentire più uomo, più adulto. Sai che le tue parole, le tue scelte hanno importanza vitale per le persone. Non puoi sgarrare più. E devi fare delle cose ottime, perché la responsabilità è grande. Diventi pescatore di uomini. Pietro si è cresciuto a fare questa cosa. L'esigenza di questa missione è così grande che prende tutto. Lui era, quando ha lasciato la moglie, non è diventato adultero né è diventato colpevole di aver abbandonato il tetto coniugale. No, non c'era colpa perché c'era una missione più importante: salvare le anime, pescare i pesci, gli uomini, a Dio.
Per quella missione sacrifica tutto. Un giorno Pietro deve sacrificare anche la sua vita, morendo martire, crocifisso sul Colle Vaticano. Chissà se Gesù Cristo gli avesse detto il primo giorno: guarda, tu morirai crocifisso, beh allora ripassa un'altra volta. Forse Pietro non avrebbe fatto una scelta quel giorno. Gesù Cristo gli ha messo la linea di fondo, non ha spiegato i dettagli, gli ha messo la linea di fondo della sua missione. Dopo quello sarebbe stato il prezzo da pagare per poterlo realizzare. Che grande cosa. Allora, se qualcuno stasera sente che non è realizzato nella vita quanto capisco, gli apostoli, i pescatori non erano ancora apostoli, che hanno faticato tutta la notte e non hanno preso nulla. Perché quando vogliamo fare da noi stessi, lavoriamo sempre al buio perché ci manca la luce di Cristo e non si prende mai niente, perché da noi stessi non siamo in grado di fare nulla. Fatica, risultato zero. Che cosa ci manca per noi? Cosa siamo chiamati a dire al Signore stasera che non ha ancora fatto? A dire a Gesù Cristo: Maestro, sulla tua parola getterò le mie reti. Decido di fare quello che tu mi dici. La Madonna ha gettato le reti sulla parola di Dio quando ha detto: eccomi, sono servo del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Ma Teresa ha gettato la rete sua della sua vita quando ha detto al Signore: ha fatto vedere i poveri estremi, nessuno li aiutava, li ha fatti vedere in visione più volte. Quando lei ha detto: beh, faccio questo della vita, dovete uscire dall'ordine delle suore da cui apparteneva, le suore di Loreto, un ordine di suore irlandese, partire da zero, fare un ordine religioso totalmente nuovo, con mille critiche, con accuse, con che essere suore disobbediente, di aver rotto il voto di obbedienza ai superiori, e fare una cosa nuova. Adesso tutti dicono che è santa, prima diceva che era delinquente, spiritualmente parlando. Una cosa nuova. E ha fatto un accolto immenso. Milioni di poveri in tutto il mondo, i poveri estremi, quelli che nessuno vuole aiutare perché costa troppo poterli aiutare, aiutati da lei e da tutte quelle che hanno seguito il suo esempio, le missionarie della carità. Ha gettato le reti laddove il Signore ha detto e ha fatto frutto. Ah, perché brava lei, perché Cristo ha agito in lei. Io sono una matita di Dio. Tu, Signore, scrivi quello che ti pare. Io faccio una matita. Lei non aveva il compito del contenuto da mettere sul foglio. Scriveva a Dio il contenuto. Lei soltanto doveva metterci il suo nero e il suo carboncino per poter essere leggibile. Una matita nelle mani di un altro, di Dio. E così ciascuno di noi. Chi continua a sbattere la testa nel subbuio, cercando di risolvere con le proprie forze, con le proprie idee, con le categorie umane, con la medicina, con la scienza, con i psicologi, le proprie situazioni di vita, sbatti amaro, continua a stare nel buio e non raccoglie nulla. Chi comincia a giocare di resistenza sulla parola di Dio, su quello che Dio ci annuncia attraverso Gesù Cristo, sperimenterà l'irrompere del soprannaturale nella nostra natura. Cominceremo a sperimentare i miracoli di Dio nella nostra esistenza. E la nostra vita acquisirà di tono, di bellezza, di importanza, di gusto. Ci piacerà vivere, ci piacerà fare le cose di questo mondo perché sono cose fruttuose, redditizie. Trasmettiamo amore, siamo costruttori di vita.